che sta già funzionando. Adesso inizierà questo lungo uomini e poi inizieremo le gare di corsa. Come ho già detto, le donne saranno le prime serie, anche l'asta che sta iniziando. Dicevo che nelle donne sono le serie purtroppo che dobbiamo ancora gareggiare a corsie alterne. Sono 4 serie. Nella prima serie partiranno in quarta corsia Alessandra Nurra e in sesta Francesca Unali della Ciardana. La seconda serie vedrà impegnate Valeria Puddu della Libertà da Sassari in corsia 2, Maria Giulia Mele della Ignos in quarta e Giorgia Caterina Sula della Ciardana in sesta corsia. Nella terza serie invece l'ordine di partenza vedrà Bianca Melosu della De Lovunuoro in corsia 2, nella quarta Giulia Pintu della De Lovunuoro, Federica Serra del Cussasseri in sesta corsia. Mentre nella quarta ed ultima serie, sempre dei 100 donne, Daniela Pia del Cussasseri partirà in corsia 2, Federica Carboni della Ichinos in quarta corsia, Silvia Aru dell'Atletico Oristano in sesta corsia. Ecco, queste sono le serie, le prime schermaglie di questa serata sassarese che oggi, ripeto, grazie al nostro comitato provinciale, ma a tutte le persone e soprattutto all'amministrazione comunale che vogliamo ringraziare per questa apertura, che non è stata facile, non è stata facile in molte parti della nostra isola, ma anche nelle parti d'Italia dove ancora purtroppo questo Covid ritiene ancora chiusi un po' tutti quanti. Bene, poi nelle 100 uomini sono le serie sono sono 8 le serie negli uomini, dove vediamo che nella prima serie partirà Alessandro Turis dell'Atletica Olbia in corsia 4, Edoardo Leda della Fiamma Comer in sesta, mentre la seconda serie vedrà in gara Simone Cugusi in corsia 2, Simone Sales in quarta.